Secondo giorno di questa mostra del cinema di Venezia, sottosegretaria, com'è andata questa apertura? C'è stato anche un importantissimo discorso di Liliana Cavani proprio a favore delle donne. Sì, è una grande apertura con un film italiano, cosa importante come la presenza degli italiani all'interno di questa mostra del cinema, sia quelli in concorso che fuori concorso, che è una presenza importante. Importante anche quello che ha detto la Cavani, cioè la presenza delle donne all'interno dei riconoscimenti che vengono fatti, non solamente ovviamente alla mostra di Venezia, ma più in generale. Io cito sempre che durante il periodo del bianco e nero le sceneggiatrici donne erano a pari degli uomini, per cui forse c'è stato qualcosa che non ha funzionato in mezzo, ma credo che comunque lo spazio per le donne stia sempre più trovando ambiti, luoghi dove manifestarsi e dove comunque riconoscere a donne come la Cavani l'importanza di quello che hanno fatto. E magari un tempo questo insomma veniva messo un po' in secondo piano. Diciamo che ogni tanto la mostra del cinema ha dimenticato anche nostre illustri e grandi donne. Io penso una su tutte che è scomparsa da poco, la Lollobrigida, che non è mai stata premiata per quanto volesse il leone e credo che lo meritasse. Ecco, Venezia però è anche l'occasione per fare un pochino il punto e si sta per concludere questa Cinema Revolution che ha portato a dei risultati veramente eccezionali al box office. Le sale mai state così piene, sicuramente l'effetto Barbie che ha riempito le sale, ma anche tanti titoli magari italiani hanno usufruito di questa scontistica permettendo alle persone di riscoprire la bellezza del cinema e poi tantissime arene, specialmente Roma, è stata piena. Risultati incredibili, direi, perché ci abbiamo creduto tanto, abbiamo investito 20 milioni come ministero, abbiamo fatto Cinema Revolution, che è un'iniziativa che si compone di tante parti. Abbiamo iniziato durante i David a raccontare quello che sarebbe stato l'estate, poi c'è stato il primo cinema in festa con numeri già strepitosi dove tutti i film erano a 3,50 euro, e poi un'estate dove abbiamo avuto finalmente i titoli americani in contemporanea anche in Italia. Abbiamo avuto qua anche la presenza di grandi film, penso Mission Impossible, ma anche La Sirenetta che è andata in Sardegna, oppure pensiamo Indiana Jones in Sicilia, per cui sicuramente una stagione molto importante per quanto riguarda i titoli stranieri, e però anche per quanto riguarda i titoli italiani e europei, che c'era, c'è ancora, la promozione a 3,50 euro per andarli a vedere, ci ha aiutato sicuramente a riportare un pubblico anche a vedere quello, e soprattutto i film che erano usciti ad aprile hanno avuto una tenuta grandissima nelle arene, giustamente come dicevi, le arene sono andate tantissimo quest'estate e abbiamo registrato un'estate con dei numeri record mai registrati così alti, e anche per quanto riguarda i film italiani e europei rispetto alla pre-pandemia, 3 anni pre-pandemia, siamo sopra. Come state lavorando per il nuovo board, diciamo, del centro sperimentale, un'eccellenza italiana che ha subito un po' di turbolenze negli ultimi mesi? Come tranquillizzate anche gli studenti che si apprestano a frequentare il nuovo anno? Gli studenti devono stare tranquilli, hanno i loro docenti e un conto quando cambia qualcosa nella governance, questo non vuol dire che cambia per gli studenti qualcosa, per cui possono stare tranquilli e insomma ci saranno persone che li aiuteranno come prima, se non più di prima. La governance entro quanto verrà definita, secondo te? Metà settembre. Perfetto. Giancarlo Giannini è un nome spendibile per questo? Non lo so quali saranno i nomi, stiamo ancora lavorando, non c'è solamente il Ministero della Cultura, perché una parte dei nomi del Ministero della Cultura, e poi, e io ritengo che sia proprio la direzione del pluralismo che tanto insomma viene citata negli articoli, ancora di più perché non sarà solamente il Ministero della Cultura a fare i nomi, ma ci saranno altri ministeri che è importante che facciano anche loro dei nomi, e penso che siano un contributo aggiunto a quello che può essere un'esperienza fantastica di una scuola che tutto il mondo ci riconosce come unica. Grazie mille.